Buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti. Prosegue il giro di presentazioni ufficiali dopo la giornata di ieri, per la quale abbiamo salutato Pettinari e Riccardi. Oggi è il turno di un nuovo tesserato. Con piacere oggi conosciamo Simone Palombi e una vecchia conoscenza, il nostro caro Giuseppe Tolomino. Veniamo da giorni difficili, impegnativi. Ieri il bel risultato della Covisoc e della Commissione di Criteri Infrastrutturali, che ci hanno sostanzialmente riconosciuto la licenza nazionale. A tal proposito vorrei ringraziare da parte mia e di tutto il club coloro i quali ci affiancano quotidianamente in questo grande lavoro: dal direttore generale, responsabile area finanza e controllo e tutti coloro che a vario titolo si occupano delle sorti di questo club, dalla comunicazione al marketing, al ticketing e alla sicurezza. Quindi un grazie a tutti da parte mia e di tutta la società. Presentiamo per ospitalità, essendo il nuovo arrivato, Simone Palombi, 96, un under, 22 anni, un attaccante. È stato acquistato a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione dalla Lazio, nell'ipotesi in cui dovessimo esercitare l'anno prossimo l'opzione. Il contratto si prorogherà per 2 anni fino al 30 giugno del 2021 e quindi la naturale scadenza al momento è al 30 giugno 2019. Nell'ultima stagione ha giocato nella Salernitana, in carriera ha giocato anche nella Lazio, nella Ternana, ha esperienze importanti anche a livello di nazionale, nell'Under 19 ha giocato per 3 volte, marcando 2 gol, nell'Under 21 invece 4 presenze. Nella primavera della Lazio ha disputato 92 partite, 55 gol, quindi grande goleador. Ha vinto sempre nella primavera della Lazio 2 Coppa Italia Primavera e 1 Supercoppa Primavera. Ha giocato anche in Serie A, 1 presenza nella Lazio, 2 presenze in Europa League, sempre con la formazione capitolina. Mentre in Serie B ha disputato 28 presenze con la Ternana, marcando 8 gol. E con la Salernitana, sempre in Serie B, 14 presenze e 1 gol. Quindi è un ragazzo giovane, sul quale noi abbiamo scommesso sin dall'inizio. Siamo fiduciosi che possa dare un contributo importantissimo, non solo in fase d'attacco, ma diciamo su tutto il campo. Grazie ancora Simone, benvenuto da parte mia, della proprietà, della dirigenza e da parte di tutta l'Unione Sportiva Lecce della città di Lecce. Simone, disponibile a vostre domande. Buongiorno, prego Marco. Benvenuto intanto, volevo sapere un po' quali spinti ti ha presi a vivere questa esperienza, non credi che è importante, no? Di là della Serie B, insomma, invece è considerata una piazza ambita anche da noi. Buongiorno a tutti e grazie mille per l'accoglienza di quest'oggi. Sono molto carico, volenteroso di iniziare questa nuova avventura, diciamo non vedo l'ora che comunque inizi la fase del ritiro e della prima di campionato, quindi sono molto volenteroso, vengo diciamo da 6 mesi in cui le cose non sono andate come volevo io, però comunque sono molto carico e volenteroso di iniziare questa nuova avventura in maglia giallorossa. Ci descrivi un po' le tue caratteristiche? Sono diciamo una punta che ama spaziare su tutto il fronte d'attacco, ho giocato in molti ruoli, in diversi moduli. In primavera mi trovavo a fare l'esterno di un 4-3-3, adesso in Serie B sono comunque, le caratteristiche mie sono quelle di una seconda punta capace di svariare in tutto il fronte d'attacco. Ecco. Senti, detto 6 mesi che come non volevo io, ho detto un po' del genere, no? Sì. Cos'è che diciamo, Salerno non ha dato rispetto alla stagione? Ma diciamo sono dei periodi che comunque un giocatore può passare, da parte mia c'è stato il massimo impegno e comunque il massimo completo lavoro a disposizione della squadra, quindi sono dei periodi che un attaccante possono capitare, quindi mi ritengo diciamo comunque soddisfatto dell'esperienza perché mi ha maturato dal punto di vista caratteriale, quindi ringrazio i tifosi della città di Salerno per aver passato qui i 6 mesi lì a Salerno. Se tu conosci già Mister Liberani, abbiamo detto che ha contribuito tantissimo alla tua crescita, soprattutto quando siete in cucina della Ternana. Sì, è stato diciamo l'allenatore che mi ha saputo
valorizzare in quei tre mesi che è stato lì a Terni. È una persona con grande professionalità, ha saputo sfruttare le mie caratteristiche. Venivamo da un periodo in cui le cose non andavano bene, mi ricordo di 7 sconfitte consecutive, quindi ha saputo con il suo carattere, il suo impegno, la sua professionalità darci un'idea di gioco, darci delle motivazioni per fare un'impresa. È stato così, ci siamo riusciti a salvare l'ultima giornata, quindi diciamo il merito della salvezza lì a Terni è stata 100% la sua. Simone, tutto quello che hai vinto nella Lazio primavera l'hai vinto con Bollini? L'ho vinto con Inzaghi e sì, con Inzaghi. Bollini non aveva mai avuto modo di conoscere, stava nella Bollini sono a Lecce, non so se ti sei sentito lui, magari se ha avuto rapporti. Bollini ho fatto i primi miei 6 mesi di primavera, poi lui andò con Rai a prima squadra e a gennaio subentrò Inzaghi e da lì ho fatto 3 anni con mister Inzaghi. Ho avuto modo comunque di parlarci e mi ha parlato molto bene della piazza e non vedo appunto l'ora di iniziare. Hai un modello di riferimento, un attaccante, un giocatore a cui ti sei ispirato, anche da ragazzino? Ma recentemente ho avuto la fortuna di giocare a fianco di Immobile, quindi penso che sia un attaccante che rispecchia molto le mie caratteristiche. Spero comunque di fare un briciolo di carriera che ha fatto lui, quindi è un po' il modello mio di attaccante ideale. Con la Lazio chi era allenato? Una squadra? Simone Zaghi. Quindi c'è un rapporto che... Sì, è un rapporto che nasce dagli allievi, ho avuto lui per 4 anni nelle giovanili e poi in questi primi 6 mesi lì a Roma ho avuto modo comunque di apprezzarlo anche in prima squadra. Avete altre domande per Simone? Una cosa simpatica, dai colori bianco-celesti a quelli giallo-rossi ti dà fastidio? No, la rivalità con la Roma? Assolutamente, mi dà fastidio soltanto quelli della Roma, gli altri vanno bene. Okay. Comunque, no, assolutamente. Grazie Simone. Grazie mille a voi. Bene, su Giuseppe Toromino non ho molto da dire, se non ringraziandolo per... ringraziarlo per ciò che ha fatto lo scorso anno. Purtroppo il momento, diciamo, nell'ultimo mese, ad aprile, all'inizio di aprile, si è infortunato, un infortunio muscolare importante che l'ha costretto purtroppo a stare fuori nel mese topico e comunque ha dato un grandissimo contributo per la promozione in Serie B. Io lo ringrazio a nome mio della società per tutto ciò che ha fatto, gli rinnoviamo i migliori auguri, è quasi pronto, adesso lui ci spiegherà meglio in che condizioni si trova per una nuova stagione sportiva esaltante. Speriamo che stia con noi ancora per tantissimi altri anni, quindi gli lascio subito la parola e lo saluto nuovamente. Grazie Giuseppe. Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie mille delle belle parole. Io, come già ha detto il grande presidente, ho avuto questo infortunio l'anno scorso, purtroppo ho sofferto molto al di là della gravità dell'infortunio a stare fuori in quel periodo perché purtroppo c'era bisogno di tutti quanti, però credo di aver contribuito anche stando fuori. In questo momento sono quasi al 100%, ho cominciato a lavorare con la squadra, sto facendo ancora qualcosa a parte per far sì che il muscolo e il tendine recuperi al 100%. Per il resto sono felicissimo di aver prolungato ancora il mio rapporto con il Lecce, perché a vedere quello che si sente in giro e quello che succede non è facile trovare una sistemazione a una società del genere, quindi sia noi giocatori che tutti quanti i tifosi del Lecce devono essere fieri e orgogliosi di queste persone che comunque stanno portando avanti questa squadra. Questo ci tenevo a dirlo particolarmente. Giuseppe, tu lo hai giocato e lo hai vinto da protagonista questo campione di Serie D. Che campionato è rispetto a quello di Serie C? Beh, anche se parliamo di una categoria sola di differenza, credo che sia molta per me la differenza. Andremo in stadi che, a differenza di quelli della Lega Pro, hanno una storia, stadi importanti, dove ci saranno delle squadre attrezzate, squadre tutte competitive,
parlavamo giusto appunto prima con qualcuno che se magari in Lega Pro piazze come Lecce ce n'erano una, forse due, in Serie B il numero aumenta, quindi sarà un campionato difficile, competitivo e bisogna farsi trovare pronti. Sicuramente è arrivata tutta gente forte di qualità. Simone non lo conoscevo personalmente, ma avevo visto parecchie sue partite. Con Stefano Pettinari abbiamo giocato insieme un paio d'anni a Crotone. E Filippo Falco lo conoscevo pure, lo stesso Chirico abbiamo giocato contro delle volte. E anche i ragazzi che sono arrivati. Sicuramente saranno tutti utili alla causa del Lecce, anche perché il campionato è lungo e ci sarà bisogno di tutti quanti.